ci troviamo in una situazione analoga per un certo verso e profondamente diversa dall'altro, del resto il tempo così modifica le cose. Anche oggi abbiamo tensioni, risentimenti, conflitti, no? All'interno dell'istituzione e anche all'interno delle piccole comunità. Però la diversità qual è? È che diciamo, non c'è più la capacità o comunque quasi il desiderio di andare fino in fondo a approfondire o comunque anche con il rischio di scontrarsi, no? Il messaggio. Cioè, così o ci si affida all'istituzione, si aspetta che l'istituzione decida, oppure ci si mette un po' da parte, no? E si segue così la via, no? Quella che diciamo più comoda in un certo senso. Questo però all'interno della Chiesa, ma il contesto è cambiato profondamente. Se allora, vabbè, indubbiamente in un mondo che vedeva il cristianesimo sorgere e quindi in un contesto ovviamente conflittuale, no? Oggi invece siamo in un contesto in cui questo aspetto anche anticristiano proprio non esiste perché, o esiste molto relativamente perché c'è proprio un disinteresse totale, cioè il mondo anche al di fuori della Chiesa, cioè, non ha preoccupazioni di ordine religioso, il tema appunto della fede è accantonato completamente. E quindi diventa, cioè, un conto il conflitto sia interno che tra l'interno e l'esterno, e un conto è, diciamo, il silenzio, no? E quindi è più difficile in questa situazione riuscire a dialogare con il mondo e quindi anche all'interno appunto dell'istituzione, no? E quindi siamo in una situazione molto più complessa, no? Molto più complicata, e quindi la bussola è più difficile, diciamo, da trovare oggi. L'inquietudine tende a prevalere diciamo così, anche sulla più piccola certezza che non c'è, no? Se poi, vabbè, guardiamo all'interno delle istituzioni il discorso anche sul sinodo. Vediamo posizioni dal punto di vista teologico e pastorale lontanissime, però sembra che la cosa riguardi solo un mondo ormai minoritario, no? E all'esterno, cioè nessuno si preoccupa di queste cose, no? E quindi, cioè, la Chiesa di oggi, noi oggi siamo in una situazione molto molto più complicata rispetto, a mio parere, rispetto a te. Questo, cioè, mi pareva giusto da sottolineare perché sì, loro litigavano, noi non litighiamo più neanche. Sì, reagisco un po' a caldo, diciamo così, tentando di aggiungere, non sicuramente penso in maniera, sì, sostanzialmente vado nella stessa direzione. Mi pare di poter però aggiungere questo. Noi, Chiesa minoritaria oggi, in un mondo sostanzialmente indifferente, nel senso che sono così tante le differenze che alla fine vince l'indifferenza. Ok. Però pensate Corinto. Corinto ai tempi di Paolo era il disastro. Una città emblema del vizio sessuale. La Bangkok dell'epoca. Si è coniato addirittura un verbo, corintiazein o corintizein, per dire vivere alla maniera dei corinzi, per dire vivere in maniera immorale. Paolo arriva
e rimane lì un anno e mezzo in una città multietnica, una metropoli, fatte le dovute proporzioni, Corinto è paragonabile oggi a Rio de Janeiro, 500.000 abitanti, Roma 1 milione di abitanti, era la capitale nell'impero, qualcosa come 60 milioni di abitanti, fatte le dovute proporzioni, una metropoli molto vasta, multietnica, multireligiosa, con un'angoscia di fondo dovuta a tante cose, non ultimo la schiavitù, voleva dire 65% della popolazione. Due porti, intorno ai porti malavita, prostituzione, eccetera, eccetera. È proprio così diverso rispetto all'oggi. La comunità cristiana che nasce, grazie a Paolo, al suo circolo missionario, all'inizio 80-100 persone, proprio a essere generosi. 100 persone, 500.000 abitanti. Una chiesa di minoranza anche allora, come oggi. Ecco, questo per dire, dopo è cambiato il mondo, sono pienamente d'accordo con lui e i sociologi hanno tante categorie per tentare di illuminare un po', di dare dei fili rossi per poter interpretare questa nostra frammentarietà. Ok, è cambiato il mondo, però il cristiano rimane quello di allora in questo umano paradossale che ci contraddistingue. Riprendo l'immagine della bussola. La bussola punta a nord, punta a Gesù Cristo, la bussola del cristiano. Ma il cristiano si trova altrove, si trovava già altrove. Corinto non è Gerusalemme. Corinto, quando Paolo fonda la chiesa, siamo nel 51-52, 20 anni dopo, 22 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo. Nessuno aveva visto Cristo. Quindi, chi è il cristiano? È il cristiano che vive a Corinto, a Monza, Milano, New York, ok? Ma con la bussola orientata a Gesù Cristo. Vive in una modalità paradossale, con questa tensione di fondo. Non siamo chiamati a fuggire da questo mondo. La fuga mundi, la fuga dal mondo non è cristiana. È entrata nel cristianesimo attraverso Filone d'Alessandria, giudeo, filosofo, ma non cristiano. Attraverso Plotino, filosofo, pagano, ma non cristiano. È penetrata questa idea della fuga dal mondo, ma va contro quello che Gesù ci ha insegnato. Voi siete nel mondo, ma non appartenete al mondo. Non avete la stessa mentalità, non dovete. Ma io vi mando nel mondo, non puoi fuggire dal mondo. Non puoi fuggire dal mondo perché sei nel mondo, permeato dal mondo, cioè il mondo è dentro di te. Fin dal tuo concepimento, il mondo ti permea attraverso il grembo di tua madre. Quindi il mondo è dentro. Tu non puoi fuggire dal mondo. Ma Cristo non ti chiede questo, anzi ti manda nel mondo. E questo fa tensione. Fa tensione perché tu sei un uomo, una donna del tuo tempo, che non è il tempo di Gesù, altra economia, altra situazione religiosa, altra politica, altra società, e però sei chiamato a diventare Gesù. Questa è la tensione che ci abita, che ci fa autenticamente cristiani, Essere memorie viventi di Gesù nell'oggi, dove non si può essere fotocopia di Lui, ma non ci è chiesto di essere fotocopia di Lui, perché l'amore di Gesù ci vuole diversi. L'amore non ingloba mai l'altro. L'altro viene sempre salvaguardato e Cristo vuole questo. Per cui
La nostra difficoltà, pur con quello che giustamente diceva Eugenio, la nostra difficoltà è quella di fare Gesù, nel mio caso, alla maniera di Don Franco. Ciascuno di noi è chiamato a fare Cristo alla sua maniera, con tutte le sue doti, e lo Spirito è sovrabbondante in questo, e anche con i suoi limiti. Quando Paolo parlava di corpo di Cristo, diceva questo. Oggi Cristo lo si percepisce attraverso lo sguardo, l'intelligenza, il cuore, le mani di noi cristiani. Questa è la tensione in cui siamo chiamati a vivere. Essere Gesù, diventare, perché come per Paolo, non è nato uguale a Gesù. Oh, quanta strada ha fatto questo uomo. Ma alla fine, chi vedeva Paolo percepiva Cristo. Percepiva Cristo. È bellissimo quando scrive ai Filippesi, poi chiudo perché il discorso davvero sarebbe entusiasmante ma lungo, scrive ai Filippesi dal carcere di Efeso, siamo intorno al 55, finito in carcere e non sa come andrà a finire, non c'è stata ancora la sentenza, potrebbe benissimo essere una sentenza capitale, e lui dice ai Filippesi amatissimi, che gli hanno mandato lì subito Epafrodito a portargli un po' da mangiare, qualche vestito, no? In carcere, si parla di me in città. E i cristiani della città sono rinvigoriti nella loro fede, nella loro speranza. Si parla di me persino nel pretorio, tra gli avversari. Quindi il volto di Cristo passa attraverso il volto di Paolo, che cerca nel carcere di avere, di coltivare in sé gli stessi sentimenti di Cristo. Filippesi 2, no? Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù in carcere. Ecco, questa è la tensione che siamo chiamati ad abitare in un mondo frammentario, in un mondo dove la Chiesa ormai è minoritaria, ok? Io penso che se questo è vissuto realmente, il cristianesimo non è finito, anzi il cristianesimo porta avanti il suo compito in un'altra maniera rispetto al passato, rispetto a 90 anni fa in Italia. C'era una Societas cristiana dove era chiaro che certi valori si respiravano a casa, poi i peccati si facevano lo stesso. Però si sapeva che era peccato. Oggi si respira un'altra aria, un'altra atmosfera, uno può dire non sono più i miei tempi, ma non sono mai stati i tempi di Gesù. E tu sei chiamato a tornare ai tempi di Gesù, ma non tornando al passato, tornando al centro del tempo.